Buongiorno a tutti coloro che seguono Per Sempre Napoli. Oggi in questo video parleremo di come affrontare l'inquietudine da coronavirus. Che cosa intendiamo per inquietudine? L'immobilizzazione nel presente verso qualcosa che succederà o non succederà nel futuro. Attenti però a non confondere l'inquietudine con i progetti per il futuro, perché se avete dei progetti è importante darvi da fare per migliorare il vostro futuro. Invece l'inquietudine è un qualcosa che ci fa paralizzare nel presente, impedendoci di vivere. Se ci fate caso, la maggior parte delle nostre inquietudini sono verso cose sulle quali noi non abbiamo alcun controllo, come ad esempio la paura di essere contagiati, la paura di perdere il lavoro, la paura di morire, la paura che non riusciremo a ritornare alla normalità, eccetera. Ma è importante sapere che noi siamo quello che pensiamo e i nostri pensieri influenzano le nostre emozioni. Dunque, come affrontare l'inquietudine? Ecco i miei quattro psicoconsigli che potranno esservi utili. 1. Invece di tormentarti sul futuro, focalizzati sul presente, considerando che il presente è fatto di momenti da vivere. Quindi domandati, nel momento in cui ti senti inquieto, domandati che cosa stai sfuggendo, che cosa stai evitando, riempendo d'ansia questo momento. 2. L'antidoto migliore per l'inquietudine è l'azione. Quindi mettete in atto tutti quei comportamenti di precauzione che conosciamo benissimo e che abbiamo sentito in tutte le salse per poter sentirvi dunque più rassicurati e meno ansiosi. 3. Impegnare la nostra mente con attività che più ci piacciono, come ad esempio cucinare, occuparci della casa, organizzare videochiamate con gli amici. 4. Condividere con qualcuno le nostre inquietudini. Questo qualcuno può anche essere immaginario, cioè possiamo scrivere le nostre inquietudini. E immagina se queste stesse inquietudini le esprimesse una persona a te cara, che cosa gli diresti per rassicurarla? Dunque, queste stesse parole cerca di dirle a te stesso. Questo esercizio ti può permettere di essere più obiettivo e di allenare un processo di autorassicurazione. Spero che questi psicoconsigli, vi ritorneranno utili. Se vi è piaciuto il video e se pensate che questo video possa essere di aiuto a qualcuno, condividetelo. Grazie e mi raccomando, restiamo a casa. Ciao!